La serata Champions League e la sua regia di Milan-Napoli, valida per i quarti finale e vinta 1-0 dai rossoneri, l'arbitro rumeno István Kovács se la ricorderà a lungo. E non le inevitabili polemiche scatenate dai tifosi azzurri, alcuni dei quali si stanno riunendo in class action per chiedere i danni e il risultato finale. Ma perché, e questo è più importante, anche la stessa UEFA ha bocciato in toto il suo arbitraggio. Non arbitrerà più durante la stagione. Il designatore e presidente della commissione arbitrale UEFA, l'italiano Roberto Rossetti, era presente a San Siro e non ha gradito lo stile arbitrale di Kovács. Il cartellino giallo mancante Leao per aver calciato la bandierina e il cambio di metro arbitrale dall'intervallo in poi sono errori troppo gravi, che, come riportato da Il Mattino, porteranno alla sua esclusione dalle designazioni della Federcalcio europea fino al termine questa stagione. De Laurentiis da Ceferin e Aurelio De Laurentiis? Solitamente ipercritico in pubblico con la UEFA, stavolta ha scelto la linea del riserbo. La rabbia c'è, ma la benzina sul fuoco non verrà buttata via dalla stampa. C'è stata una telefonata per sottolineare il fastidio per la direzione arbitrale, ma si è limitata solo a questo. Parlerò solo di Ceferin a fine stagione, ha detto dopo l'operazione alla gamba tesa in trasferta vietata ai tifosi dell'Eintracht. Ma la sensazione è che lo scontro non si fermerà.